Seconda puntata, seconda monografia, i giovani e la riforma del mercato del lavoro. La copertina con Alessandro Rimassa, autore di Generazione 1000 Euro. Da Generazione 1000 Euro a Generazione S, dove stiamo andando? La Generazione 1000 Euro nel 2005, quando con Antonio Incorvaia ho scritto quel libro, era qualcosa di negativo e qualcosa a cui pochi appartenevano, nel senso che si voleva appartenere a una generazione superiore e si aveva paura di appartenere alla Generazione 1000 Euro. Poi negli anni purtroppo le cose si sono evolute in maniera negativa, nel senso che far parte della Generazione 1000 Euro da incubo è diventato invece una speranza. Oggi stiamo vivendo di fatto quell'incubo, stiamo vivendo il momento in cui 1000 euro sono un obiettivo per tante persone. Io però intravedo un percorso molto più roseo di quello che stiamo vivendo adesso. Oggi io faccio una trasmissione televisiva che si chiama Generazione S, e con quella S intendiamo slash, intendiamo social, intendiamo anche super, intendiamo sharing, intendiamo una generazione che, viste cambiate le regole del gioco, sta trovando nuovi modi per giocare e nuove soluzioni per farcela. La Generazione S è fatta da tutte quelle persone più o meno giovani che non hanno voglia di attendere un lavoro migliore, di attendere un posto fisso, di attendere che qualcuno gli dia dei soldi, ma sono proattivi e quindi aprono nuove imprese, tentano nuove strade, fanno co-working, riescono a mettere insieme persone diverse e riescono ad andare avanti nel mondo del lavoro e anche a guadagnare. Quindi credo che da qua al 2015 ci sarà un ritorno appunto positivo nel mondo del lavoro italiano e tante nuove possibilità. Naturalmente la differenza col passato è che oggi bisogna avere quella marcia in più per riuscire a farcela, però credo che in Italia di persone del genere ce ne siano tante. Per un mondo del lavoro che cambia, abbiamo chiesto a Maurizio Sacconi se precarietà sia sinonimo di flessibilità. Il servizio. Noi dobbiamo garantire maggiore protezione a coloro che sono soli di fronte alla disoccupazione, troppo soli, e questo significa non solo rivitalizzare i centri per l'impiego, le funzioni pubbliche, ma soprattutto portare il pubblico, e questa è stata la nostra proposta, a collaborare con le parti sociali in modo che in ogni territorio si definisca una forma comunitaria di proteggere coloro che sono soli di fronte all'inoccupazione o alla disoccupazione, cioè chiedere alle parti sociali di condividere la gestione del collocamento, e del ricollocamento. In questo modo si può indirizzare l'attività di formazione in modo più mirato di quanto purtroppo spesso non avviene. La flessibilità è poi un modo per incoraggiare la propensione ad assumere da sempre, però dobbiamo evitare la cattiva flessibilità. Noi abbiamo proposto di eliminare le collaborazioni a progetto. Non nascono le collaborazioni coordinate con continuative da Biagi come la Vulgata vuole, e si erano sviluppate prima in modo sregolato, e Biagi volle dare loro regole, dare ad esse regole. Oggi sono mature le condizioni per farne a meno. Il problema dell'immobilismo sociale invece è una conseguenza. L'immobilismo sociale è una conseguenza delle rigidità. Le rigidità proteggono alcuni finché li proteggono, proteggono fittiziamente, perché poi proteggono, come ho detto, finché proteggono, e in ogni caso anche per essi protetti non garantiscono quella mobilità, quell'ascensore sociale cui dovrebbero e potrebbero aspirare. A maggior ragione per coloro che sono esclusi diventa ancora più difficile salire nell'ascensore sociale. Flessibilità e sicurezza dunque. Abbiamo chiesto a Pietro Ichino se nel nostro paese abbiamo le risorse per questo sistema, la cosiddetta flex security. In realtà non ci sono ostacoli di carattere economico, anche perché l'attuale sistema di affrontare e risolvere le crisi occupazionali ci costa molto di più di quello che ci costerebbe la flexicurity in termini di ritardo nell'aggiustamento degli organici. Questo è un costo che pagano le imprese, e in termini di soldi buttati via per la cassa integrazione a perdere quando si collocano i lavoratori per anni e anni e anni in cassa integrazione.
Quindi con le risorse che potremmo ottenere tagliando questi sprechi ci starebbe dentro ampiamente il necessario per sperimentare la flexicurity anche in Italia. E adesso sentiamo le opinioni delle rappresentanze studentesche all'interno dell'università sul testo della riforma del mercato del lavoro. La riforma del mercato del lavoro vuole ridurre il gap tra quelli che sono gli ipergarantiti e quelli che sono gli iperflessibili, andando a giocare sulla flessibilità sia in entrata che in uscita. La riduzione della flessibilità in entrata è in qualche modo agevolativa per coloro che si affacciano per la prima volta sul mercato del lavoro. Il fatto di istituzionalizzare l'apprendistato e di agevolare quelle imprese che poi vadano ad assumere gli apprendisti così come coloro che sono stati assunti a tempo determinato è sicuramente un incentivo per noi giovani. Criticità sono invece permangono riguardo ai contratti di stage che comunque non sono ben regolamentati, riguardo anche all'accesso agli ordini professionali che sono un po' una peculiarità italiana che comunque non hanno subito significative modificazioni, non sono stati né aboliti né comunque ci sono stati particolari incentivi. È ancora presto per formulare un giudizio definitivo sulla riforma del mercato del lavoro. Inoltre, solo il tempo dirà se ci saranno effettivamente un aumento dell'occupazione e se all'estero sarà percepito un segnale di stacco rispetto al passato. Per il momento, tuttavia, sono positivi i tentativi di limitare gli abusi nei contratti a tempo per i giovani, anche se diverse criticità sono rimaste fuori dal perimetro della riforma. Tuttavia, le regole da sole non sono sufficienti a garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissi. Ci vuole infatti anche un salto di qualità nella formazione a tutti i livelli. Questa non solo permette ricadute positive sull'occupazione e sulla produttività, ma anche permette lo sviluppo dei singoli. La riforma del lavoro era un necessario appuntamento con la realtà. Il governo Monti ha fatto tanto, soprattutto nella direzione dei giovani. L'opinione modestissima e ovviamente non tecnica di uno studente al riguardo mi pare in linea con quanto ha scritto poche settimane fa un editorialista di punta del Corriere della Sera, Dario Di Vico, in prima pagina. Si parlava all'epoca di un necessario supplemento di coraggio che occorreva in questa fase complicata, critica e anche interessante per certi punti di vista del nostro paese. Si può fare ancora tanto e l'appuntamento con le Camere credo sia a questo punto di vitale importanza per emendare, novellare e correggere qualcosa di non definitivo. Ciò che può arrivare da noi giovani è semplicemente un in bocca al lupo e un promemoria. È necessario, è opportuno e ovviamente urgente che il fiato innovatore dei giovani sia sul collo di chi in questo momento guida il paese, perché siamo convinti che dall'altra parte c'è tanto interesse verso di noi ed è opportuno cogliere al meglio questa circostanza favorevole. Ma chi rappresenta i giovani al tavolo delle negoziazioni? Lo abbiamo chiesto all'ex ministro della gioventù, Giorgia Meloni. Io credo che i giovani debbano cominciare a farsi sentire un po' più loro intanto, anche nella partecipazione, anche la partecipazione al dibattito, alle manifestazioni, alle iniziative. L'ho visti partecipare spesso, non sempre li ho visti partecipare per difendere effettivamente i loro diritti. Questo è qualcosa che un po' manca. I ragazzi si fanno spesso strumentalizzare dalla politica, si fanno spesso strumentare da interessi diversi, ma se questi ragazzi scegliessero di dare vita a una class action nei confronti delle generazioni che li hanno preceduti, la vincerebbero. Per cui io credo che sarebbe molto utile anche per quelli di noi che nei partiti politici si battono per questo, e anche nei partiti politici siamo sottorappresentati nella politica, quindi poi anche lì tendono a tenerci ai margini. Se noi non abbiamo anche un consenso popolare forte, diventa più difficile anche per noi, e sarebbe per noi anche più facile riuscire a far passare certe istanze. Grazie di essere stati con noi oggi a Monos per analizzare insieme quest'altro tema importante della realtà che ci circonda. L'appuntamento è alla prossima puntata.